e negoziati in sede europea concernenti le proposte normative relative al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. La deputata Luca Selli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Un minuto. Grazie Presidente. Ministro, sappiamo che la Commissione europea ha indicato il secondo trimestre del 2021 come orizzonte temporale per l'adozione dei nuovi regolamenti sulla gestione della migrazione. Sappiamo anche che i lavori della Commissione sono in una fase di stallo, così come sappiamo già chiaramente che Francia e Germania sono contrarie ai ricollocamenti obbligatori. Eppure in Italia bisogna dare una risposta veloce, celere, per gli sbarchi che assediano le nostre coste. E allora le chiediamo quale sia il risultato ad oggi raggiunti di quei negoziati in sede di Consiglio, perché riteniamo che questo ora è un problema che va affrontato, e va affrontato non sull'onda della ideologia falso buonista, ma va affrontata per una volta per tutte nel merito. Grazie. La ministra dell'Interno, Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. Il nuovo patto per la migrazione e l'asilo è un ambizioso complesso di misure, non solo legislative, che secondo le intenzioni della Commissione dovrebbe instaurare un quadro europeo duraturo e sostenibile di gestione delle politiche migratorie e dell'asilo. Ritengo che l'attuale formulazione delle proposte della Commissione non possa considerarsi soddisfacente per l'Italia. Come ho già avuto modo di chiarire, noi insistiamo per il riconoscimento della specificità della gestione delle frontiere marittime con sistemi di relocation dei migranti salvati in mare nel corso di operazioni di ricerca e soccorso, cosiddette SAR, così come prevedeva il meccanismo a suo tempo condiviso nel 2019 a Malta. La considerazione delle misure contenute nel nuovo patto secondo una logica di pacchetto, cioè basate su un giudizio onnicomprensivo e interconnesso delle singole proposte normative che lo compongono, ferma restando la possibilità di progredire nel percorso comune su specifici aspetti a carattere più operativo per la gestione sul terreno del fenomeno migratorio. L'affermazione di un altro principio fondamentale tra responsabilità nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione e solidarietà tra i Paesi membri. Soprattutto in vista di quest'ultima priorità, siamo impegnati allo scopo di riattivare quanto prima i risultati ottenuti prima del Covid con la ricollocazione in alcuni paesi che hanno partecipato volontariamente alla redistribuzione dei migranti, e su questo aspetto mi sono già confrontata a Parigi col ministro dell'Interno Darmanin, e incontrerò anche il mio omologo tedesco Seehofer per un punto di situazione. Ieri proprio in sede di Consiglio Giustizia Affari Interni in Lussemburgo ho ribadito le nostre posizioni, insistendo sulla necessità che per ridurre la pressione migratoria ai confini esterni europei e conseguentemente anche ai movimenti secondari all'interno dell'Europa e dell'Unione Europea si debbano intensificare tutti i nostri sforzi a livello politico affinché le istituzioni dell'Unione Europea pongano subito mano a robusti accordi di partenariato strategico con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori, a partire dalla Libia, dalla Tunisia, per consolidare i processi di stabilizzazione in atto e per contribuire al loro sviluppo economico. Ho altresì posto in evidenza che per i paesi mediterranei riuniti nel gruppo Med 5 è fondamentale che la trattativa sul nuovo patto immigrazione e asilo segua contemporaneamente un doppio binario: i temi legati alla responsabilità e quelli concernenti la solidarietà tra Stati membri, con la previsione di un equo meccanismo di redistribuzione dei migranti in Europa. Nel complesso, il negoziato in corso è quanto mai delicato sul piano politico e articolato sul piano tecnico, ed è quindi ovvio che da tali fattori dipendano i tempi di attuazione della tabella di marcia di attuazione del patto. Assicuro comunque che il Governo sta utilizzando gli strumenti più appropriati, sia a livello europeo sia sul piano bilaterale, per indirizzare il negoziato verso un esito soddisfacente per gli Stati membri mediterranei più esposte ai flussi. A facoltà di replicare il deputato Prisco, prego. Sì, grazie Presidente. Non possiamo ritenerci soddisfatti, anche perché i fatti condannano le politiche del controllo dell'immigrazione di questo governo. L'Europa,
ci vuole che capisca che l'Italia di fatto è il confine dell'Europa stessa sul Mediterraneo anche in termini di immigrazione. E se non funziona una risposta solidale dell'Europa, ci vuole comunque una risposta nazionale che ad oggi manca, Ministro. Manca perché nel 2019, lo dice il cruscotto del Ministero a cui lei è al vertice, nel 2019 erano 2.128 gli sbarchi, oggi sono 15.195. E la risposta altri paesi europei, governati dalla sinistra come l'Italia, l'ha data, perché per esempio la Danimarca ha dato un blocco totale all'immigrazione clandestina e ha consentito l'avviamento di hotspot nei paesi terzi, esattamente quello che le credeva Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia 6 mesi fa. La Spagna, altro paese governato dalla sinistra, è intervenuta anche con forza respingendo l'immigrazione clandestina. Le proposte che noi le facciamo da ormai molto tempo, blocco navale europeo, e su questo l'Europa prima o poi dovrà dare una risposta se non intende addivenire a patti solidaristici in termini di ridistribuzione dei migranti. Hotspot nei paesi terzi, perché noi non vogliamo che le persone muoiano in mare, si possono garantire diritti umani e farlo nei paesi di partenza, come stanno dimostrando anche altri paesi europei. E gli accordi bilaterali, perché le risorse non devono essere sprecate negli accordi di cooperazione del ministro Di Maio, ma date a quei paesi che si impegnano e ci danno una mano a controllare l'immigrazione clandestina. Perché se vi è sì un diritto ad emigrare, vi è anche il diritto a non emigrare, come anche il Santo Padre ha più volte ricordato. E Fratelli d'Italia continua a farle queste proposte, ma stante questi dati, o il governo si fa sentire in un'accelerazione europea, oppure ci vuole che vi rimbocchiate le maniche e lavoriate per fermare un flusso migratorio preoccupante. I dati di oggi, come le ho ricordato, lo dimostrano, perché l'Italia non può diventare il campo profughi d'Europa. Passiamo all'interrogazione numero 3.